Eder. Mech. Pallister. Sebastiano dice che al telefono di Liliana c'erano delle strane telefonate con qualcuno che faceva strani versi. Claudio Sterpin, non ne che eri tu? Mai più, come? Io ho chiamato e basta, nessuno ha risposto. Ah, è un'invenzione, se era nella chiamata verso di me. Ma a te Liliana aveva detto che c'era uno stalker telefonico? Mai. Innanzitutto sui tabulati di Liliana, numeri particolari, quindi che chiamavano in modo insistente, quindi uno stalker, qualcuno, non ce ne sono perché sono stati tutti tracciati, perché i tabulati ci sono le chiamate di Claudio, le chiamate di Sergio. E la domanda sorge spontanea anche in modo semplice, non riesco a capire io, ma come tante persone, perché nessuno chiede al marito, al signor Sebastiano, come mai quella sera, ed è significativo l'orario, ha bloccato quel numero, è molto importante, ha un significato, una valenza probatoria molto importante, non è una cosa da niente, non è marginale, perché lui aveva veramente l'interesse contrario, proprio perché una persona ansima, proprio perché è insistente, proprio perché è assillante, doveva essere il primo numero a dare alla polizia, secondo logica e secondo buonsenso, un marito che deve avere un interesse superiore a cercare la moglie. E quando lui dice, è lui che si attira le attenzioni. Dice: io non sapevo che era scomparsa, ma lui quando fa la denuncia, dopo poco tempo, perché lui lo blocca alle 21:43, la telefonata ansimante, che poi Claudio sta smentendo, arriva alle 14:56, lo blocca alle quando 30. Sta andando in questura, c'erano anche i messaggi di Claudio, c'erano anche altre telefonate. Poi il 19 Sebastiano ti sblocca e ti chiama, la cosa non ti sorprende? In qualche maniera sì, ma ormai io stavo guidando in quel momento, non ho potuto rispondere perché non si può parlare al telefono ed ero anche in una posizione dove so per esperienza, vicino a casa mia, si formano spesso pattuglie di vigili. Bravo via dal telefono, se vogliamo, ecco. La mattina, alle 9 del mattino, in questura, si presenta proprio il titolare di quel numero, che è Claudio Sterpin. Cioè, voglio dire, già dopo 11 ore, tra la denuncia di Sebastiano e l'arrivo di Claudio Sterpin in procura, passano 11 ore e noi abbiamo due versioni che non sono state subito, immediatamente, messe a confronto. Perché Sebastiano dice che con la moglie andava d'amore e d'accordo, Claudio dice qua c'è un amore che stava partendo, e beh, delle due l'una. È mancato proprio quel numero. Poi perché lui lo sblocca, lo chiama il 19 e non dice niente a nessuno di questo numero? Non lo dice e nessuno glielo ha chiesto. E questo è un dato importante perché ha una valenza probatoria, perché lo fa in una questura, lo fa di fronte al procuratore capo, lo fa di fronte alla dottoressa Gergia, in quei luoghi sacri, è il luogo dove il credo è la verità. Non sono quattro amici al bar che stanno bevendo un prosecco e possono straparlare. Di fronte a un procuratore c'è il dovere di dire la verità. Tra l'altro, in dichiarazioni pubbliche che lui fa liberamente, ed è giusto, dice una volta che il numero di Claudio non l'aveva bloccato la sera, ma l'aveva bloccato dopo altri giorni. In un'altra dichiarazione pubblica dice che addirittura è stato lui a chiamare per verificare tutte queste cose. Quindi non è che noi ce l'abbiamo con Sebastiano Visentini, ci mancherebbe. Noi lo ascoltiamo con estremo piacere, ma è lui che ce l'ha con i fatti e fa il funambolo rispetto a queste verità. Fa il funambolo. Il 29 dicembre loro dicono: abbiamo visionato le telecamere di via Damiano Chiesa e non c'è una donna con le fattezze di Liliana. Se noi accediamo alla consulenza medico-legale della procura, che dice che la donna è morta probabilmente il 2 o 3 gennaio, al 29 dicembre Liliana era una donna che ancora girava per Trieste e poteva essere cercata, e nessuno ai familiari gli hanno mostrato il fermo immagine a Sergio oppure i video, nessuno. E questo è un'amnesia molto seria. Claudio, quella persona che si vede a Gioberti è Liliana? Ma secondo me in teoria no, ma anche perché è vestita questa tutta in grigio chiaro. Lei aveva i calzoni scuri, la giubbotto. Non, sia calzoni, si vede. L'unica cosa che si riconosce, il colore dei vestiti.
di faccia non la si vede per niente, è un'altra persona. Il fatto di piazzale Gioberti, però c'è un dato, sì, perché il 22 dicembre comunque viene sentita il 22 dicembre la fruttivendola, sì, e la fruttivendola parla di abito scuro, di comunque di Liliana vestita di scuro, e dà anche un riferimento orario, più o meno le 8:30, quindi evidentemente in quel momento piazzale Gioberti serviva capire poi, no, le persone con questo abito scuro. Ma il fatto che al 29 di dicembre loro dicono che in via Damiano Chiesa non c'è Lilli, potrebbe essere stata uccisa a casa tua, Claudio? Ma come potrà morire a casa mia se io ho cominciato a telefonare che non viene? Cioè, come poteva essere venuta a casa mia? Intanto prima doveva passare per la Win per bocca sua. Io sono andato a cercare la Win, non c'era. E due cose: o è passata per la Win e dopo è venuta a casa mia, oppure non sta in piedi. No, il mio ruolo era quello di stare a casa ad aspettarla quel giorno. E lei doveva venire al massimo con un rispetto al solito, con un ritardo di una mezz'ora, che voleva dire anziché 9:30 massimo le 10. E alle 10:15 o 11 meno qualcosa sono andato a cercare la Wind. Lei non è passata alla Wind. Ci dicono voi siete pro Claudio, ma non è assolutamente vero, perché noi abbiamo chiesto la verità. Non c'è la squadra del suicidio, la squadra dell'omicidio, almeno noi stiamo facendo la squadra per cercare la verità, per collaborare la verità. Durante l'indagine siamo stati noi, Sergio lo sa, a chiedere il sequestro dei telefonini di questo signore, insieme ad altri. Noi abbiamo chiesto che venissero sequestrati i telefonini, innanzitutto di Claudio Sterpin. Noi non ce l'abbiamo assolutamente con il signor Sebastiano Visentini, assolutamente. Anzi, se lui riesce a chiarire, noi siamo contenti. Se lui riesce a chiarire in modo convincente, sarò io a dire a quest'uomo: chiedigli scusa, Sebastiano, se c'è qualcosa da cui chiedere scusa, ma gli chiedo anch'io scusa. Sono due anni che noi siamo sul vicini. È logico che ce l'ho, perché non ha mai collaborato niente, non si è mai preoccupato dall'inizio, e anche per questo io mi sono allontanato dopo, perché sempre chiedendo andiamo a cercarla, facciamo qualcosa, mi diceva sempre aspettiamo, aspettiamo, non mi ha mai detto cosa che dovevo aspettare. Tuttora anche mi, nelle varie trasmissioni che va, diceva no, bisogna aspettare, aspettare, ma non ho mai detto cosa. Allora è normale, io penso che una persona non è che ce l'abbia, ecco, dopo, non è che vada a pensare o chiedergli, vediamo, lo chiamavo e chiamavo anche lui, al mattino, al pomeriggio, e mi diceva come va, sei qualcosa, io gli chiedevo anch'io. E facevo delle ipotesi, boh, ma avete litigato, gli ho chiesto. E no, no, escludo, abbiamo litigato, perché io pensavo lei avesse litigato e sia scappata via da sola. E io non sapevo che ancora non avesse con sé la borsetta, che non aveva niente. Questo non sapevo. E finché dopo è arrivato il giorno, proprio che era domenica, la prima domenica dopo che lei era scomparsa, e gli ho detto andiamo a cercarla. E mi fa, ma no, aspettiamo. E gli ho detto, guarda che Veronica, mia figlia, ha avvisato, mi ha dato una mail a chi l'ha visto. E cosa, non occorreva qualcosa? E la si è alterato, io mi sono alterato ancora di più, e dopo, da quel giorno, non abbiamo più parlato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.